Buongiorno a tutti gli amici di borse.pro, rieccoci con un appuntamento settimanale che riprende in considerazione le analisi di tecniche di mercato sui grafici. Abbiamo avuto qualche settimana di pausa e adesso siamo qui nuovamente per rivedere come comportarci. Sul sito al solito abbiamo aggiornato con le nostre idee di trading che trovate sulla parte destra, quindi potete imparare assieme a noi durante la settimana a investire, quindi vi consiglio di seguirci anche sotto questo aspetto, in quanto l'apprendimento non è solamente qualcosa che riguarda uno studio tecnico, ma anche esercitazione proprio dal vivo sul campo e assieme a noi potete esercitarvi. Andiamo subito sui grafici, anzi prima di andare sui grafici, per avere gli stessi grafici miei avete bisogno di una MetaTrader, quindi vi consiglio di scegliere uno dei broker che offrono MetaTrader, ad esempio XM, che tra l'altro prevede un deposito di solo 5 euro, quindi potete iniziare semplicemente senza spendere soldi, un ETX Capital o Markets.com oppure UTrader FX, quindi abbiamo già 4 collaboratori con la MetaTrader, anche FXSM adesso offre la MetaTrader, quindi sono 5 collaboratori con MetaTrader che possono essere molto utili per voi. La piattaforma MetaTrader, come al solito, si presenta in questo modo. Io qui iniziamo quindi una carrellata partendo dalla valuta euro-dollaro e vediamo un po' come comportarci. Allora, guardando assieme a voi il grafico, possiamo notare che la valuta euro-dollaro ha avuto un canale rialzista che ha accompagnato i prezzi e che adesso questo canale stesso è stato violato al ribasso. Questo è un grafico daily, quindi notate come i prezzi adesso siano direzionati verso la parte bassa delle bande di Bollinger. Vi faccio vedere meglio. Allora, i prezzi sono passati dalla banda superiore di Bollinger, poi alla banda centrale, in cui abbiamo avuto una rottura, un pullback e un ritorno. In questa sezione, quindi adesso sono proprio sulla banda inferiore di Bollinger. La banda inferiore di Bollinger, quindi ieri ha respinto in parte i prezzi e c'è stato un buon rimbalzo. Non è detto che questo rimbalzo possa riportare i prezzi a 1,38,40 circa, può essere che sia stato solamente un pullback, qui potremmo assistere a un movimento leggermente laterale e poi un ritorno ribassista. Il supporto principale potrebbe essere a 1,36,40, quindi abbiamo due punti importanti da valutare. Il punto 1,38,40 e il punto 1,36,40, ci sono nel mezzo 200 pips di range, quindi non siamo in un range stretto ma in un range largo, un range che dobbiamo per forza approfondire e studiare per vedere come muoverci. Se siete long, ancora long, quindi vi consiglio di chiudere le posizioni sopra 1,38 se queste arriveranno a 1,38 o fissare uno stop sul minimo di ieri. Altrimenti, quindi qui lo stop loss e qui la chiusura delle posizioni. Se siete invece al ribasso perché siete stati intelligenti e siete riusciti a entrare nel mo momento giusto, adesso avete un guadagno, quindi potete chiudere metà delle posizioni al raggiungimento nuovamente del target, l'altra restante è 1,36,40, mentre potete fissare già uno stop a 1,38. Quindi qui abbiamo lo stop loss. Qui abbiamo il primo take e qui abbiamo il secondo take, quindi abbiamo delle posizioni che possono andare a creare ancora un buon guadagno. Per chi non è sul mercato, bisogna adesso valorizzare e utilizzare degli indicatori che ti possono dare il miglior punto d'ingresso. In questo momento il mio pensiero è solo di
valutare quindi l'affidabilità del trend ribassista, quindi questo canale nuovo, entrare magari a 1,38 con stop sulla banda centrale di Bollinger, quindi rischierei poco, circa 40 pips, e magari poi si andrebbe a cercare quindi il trend ribassista. In questo caso sarebbe opportuno quindi muoversi in questa direzione. Il nostro indicatore non ha ancora dato un segnale di ripasso di lungo periodo, perché come notate l'ultimo segnale è rialzista, ma abbiamo un commento di sell, ciò vuol dire che se eravate long chiudete tutto. Ecco come si evidenzia questo indicatore. Passiamo alla sterlina USD. Sterlina USD invece abbiamo un movimento contrario. Abbiamo un valore sell che era nato e invece un trend fortemente al ribasso che è salito ogni giorno, ieri ha chiuso quasi sulle massime. Il nostro commento in buy. Come si deve interpretare questo commento in buy? Si deve interpretare che se siete in sell, seguendo questo segnale, chiudete tutto. Perché? Siamo nella direzione sbagliata in questo momento. Cosa faremo? Beh, ci rimetteremo al ribasso se i prezzi torneranno sotto il minimo, oppure aspetteremo un segnale rialzista per quindi incrementare le posizioni al rialzo. In questa configurazione grafica non abbiamo particolari elementi da sottovalutare, perché è vero che ci sono diversi canali che potremmo sfruttare, ma è vero anche che la maggior parte di questi canali adesso sono ancora molto rigidi e sani. Quindi diciamo che l'idea di un ritorno ribassista è ancora molto debole. Altra valuta, euro-yen, sempre grafico daily, notiamo un movimento che ormai lateralizza da diverso periodo, un movimento che sta nuovamente cercando di riproporsi al rialzo. Abbiamo infatti una situazione molto difficile da valutare, perché ci sono dei minimi sì che possono magari essere uniti tipo questi, ma è vero anche che in queste ultime giornate di trading abbiamo giocato tantissimo sul livello della banda centrale di Bollinger, e questi livelli creano tanti stop loss, perché non riusciamo a interpretare bene un trend al rialzo o un trend al ribasso. Il sistema adesso non ci valuta nessun tipo di trend, perché infatti abbiamo un wait, quindi attendere, anche se un principale segnale è stato il rialzista, che ha fatto sì una fiammata, ma è ritornato indietro. Chi è entrato sicuramente è riuscito a chiudere prima, quindi con un guadagno in ogni caso, però diciamo che non c'è una situazione molto chiara. Inoltre la banda centrale di Bollinger cerca di trattenere i prezzi e le bande inferiori sono convergenti l'uno con l'altro, quindi io personalmente qui non riuscirei ad entrare. Passiamo agli indici. Il DAX, l'indice quindi tedesco, indice tedesco che ci ha dato un falso segnale, ci ha fatto pensare ad un ritorno ribassista e quindi ci siamo messi al ribasso. Da questo ribasso abbiamo preso uno stop loss che quindi ci ha bruciato un po' di capitale. Adesso dobbiamo aspettare che ci sia una configurazione rialzista e rientrare. Anche se ancora siete dentro, guardate qui l'indicatore, ci dà un segnale di buy, quindi vuol dire chiudete tutte le posizioni in sell dell'ultima freccia. Aspettiamo una freccia rialzista per metterci al rialzo. Sicuramente l'elemento principale più importante sarà il superamento di quota 9600 sopra,
Potremmo quindi rivalutare la situazione al rialzo. Per quanto riguarda l'indice italiano, abbiamo una figura molto strana perché l'indice non ci dà segnali da diversi mesi. L'ultimo segnale era a dicembre. Abbiamo avuto sì dei rialzi, dei particolari ribassi momentanei, ma notiamo che riusciamo a prendere sempre dei trend più alti. Siamo giunti a 21.500, quindi abbiamo una figura che ci sta aiutando tantissimo a muoverci e in questa occasione quindi vedremo che il nostro intento è quello di valutare sempre quindi un ritorno più forte possibile. Cosa fare in queste occasioni? Sicuramente l'ultimo punto buono all'ingresso era su questa candela, come avevo detto qualche giorno fa, oppure sulla banda centrale di Bollinger. Chi aveva avuto coraggio magari è riuscito a entrare, fissare uno stop loss adeguato e adesso sarebbe in buon guadagno. Noi non l'abbiamo fatto, non siamo riusciti a seguirli. Complimenti a chi è riuscito. Chiudo la sessione con l'analisi sull'oro che mi è richiesta da alcuni trader, lettori del sito, cerco di dare una mia personale interpretazione, non seguendo principalmente l'oro quotidianamente, però bene o male i grafici su per giù parlano tutti uguali. Allora, l'oro viene da un trend ribassista, perché notiamo che il trend principale è stato ribassista. Adesso è riuscito a rompere una serie di supporti, una serie di resistenze e nelle resistenze principali troviamo quindi la media centrale di Bollinger, la media 200 periodi, che come notate è stata prima violata al rialzo e adesso i prezzi sono tornati sotto questa media. Tornando sotto la media, noi valutiamo di incrementare al ribasso le posizioni, perché non solo i prezzi hanno avuto anche in questo caso un trend ribassista notevole, si è anche registrato quindi un aumento della volatilità e inoltre anche un segnale di ribasso. Quindi il mio scopo adesso è di indicare un ribasso sotto 1286, come target possiamo inserire il supporto a 1241. E di conseguenza abbiamo quindi una figura ribassista di tutto rispetto. Lo stop loss principale lo possiamo mettere sulla prima resistenza che mi viene in mente a 1316. Questo quindi è tutto quello che possiamo realizzare dall'oro, quindi da chi vuole investire sull'oro. Per oggi è tutto, io vi invito a visitare la nostra sezione di trading online per poter imparare assieme a noi. A presto e buon trading!